Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Allora, mister, una sconfitta all'ultimo minuto. Sì, brucia, ci sta, insomma, fa parte del calcio. Penso sia stata una bella partita, con un contorno bello. E niente, dai, la spuntata al Treviso, bravi a loro. Noi potevamo fare sicuramente meglio, però è andata così e pensiamo già alla settimana prossima. Ad un certo punto sembrava che voi volevate così aumentare un po' la fatica con il possesso palla prolungato, o sbaglio? È il nostro tipo di gioco, cercare di trovare gli spazi, non aver fretta di verticalizzare, magari come ha fatto il Treviso, ognuno ha le proprie tattiche. Che cos'è che spazio, è stato bravo il Treviso? Penso che abbiamo anche creato non tantissimo, ha fatto qualche parata anche il loro portiere, anche il nostro, penso abbia anche creato, si poteva creare anche di più, però penso che abbiamo incontrato una squadra forte, non una squadra ultima in classifica, quindi penso che ci sta a soffrire e non essere brillanti magari come lo siano stati le altre partite, perché ci sono anche gli avversari in campo. Vista questa volta forse sono stati anche più incisivi gli ingressi in campo che invece nelle partite scorse del mestre hanno fatto spesso la differenza. Sì, magari qualcuno sottotono sia dagli 11 che sono partiti e chi è anche subentrato. Ci sta, fa parte del calcio, magari anche per merito del Treviso, quindi niente, analizziamo la partita e pensiamo già alla prossima. Le prossime due saranno tutte due sfide belle intense. Ma penso che tutte le partite del campionato siano difficili, poi si vedrà, insomma, non è perché trovi magari il Charlins che adesso è in difficoltà e anche il Chioggia, penso ogni partita va giocata. Forse per l'ambiente, diciamo, mestrino, perché volete costare di più questa sconfitta? Penso che era una partita sentitissima da entrambe le tifoserie. 5-6 anni fa abbiamo vinto noi in eccellenza, oggi hanno vinto loro, quindi fa parte del calcio, insomma.